lunedì, giorno successivo al nubifragio, a questa grande catastrofe. Sono qui in un parco giochi nella zona di via del, diciamo, sul Lungarno. Vedete in che condizioni è questo pezzo di Firenze. È una cosa incredibile, la cosa straordinaria è che ancora non è venuto nessuno a mettere in sicurezza, guardate un po', quest'area, che non è nemmeno messa in sicurezza, non ci sono cordoni che vietano l'accesso ed è un parco giochi per bambini. È una cosa incredibile. Sempre sui Lungarni, questa è la situazione desolante, alberi completamente sradicati, è una cosa incredibile, veramente incredibile. C'è anche chi riesce a fare sport, evidentemente. Guardate là, guardate i rami completamente rotti, è una cosa impressionante, veramente una cosa esagerata. Questo è un parco bellissimo qui a Firenze, è una delle dei gioielli, diciamo, di questa città, poter parcheggiare e venire a fare una passeggiata, fare con la bicicletta, fare una passeggiata a piedi. Posto stupendo, guardate com'è ridotto. E questo è lo spettacolo di una casa, tetto rotto, scoperchiato, tutto frantumato a terra. Ci sono diversi calcinacci. Eccoli qui. Queste sono immagini di fronte a una chiesa e anche vicino a una strada chiusa perché alberi in rischio di caduta. Vedete ancora qui una devastazione, qui non siamo nella pineta ma siamo direttamente nel centro abitato. Bisogna dire che questa casa l'ha veramente vista brutta, eh? Guardate quest'albero come è passato vicino al lato della casa fino a lambirne un angolo di tetto, ma bisogna dire che tutto sommato al proprietario non è un altro condominio. Possiamo vedere come l'albero si sia appoggiato, caduto sulla facciata condominiale, e poi un altro albero, anche questo caduto molto vicino, possiamo vedere, guardate com'è lungo, che arriva fino alla parte opposta. Un albero invece che era sulla strada, forse più grande di quello di prima, guardate che lavoro, guardate qua, ha sradicato completamente, ha riuscito a superare l'asfalto, insomma guardate il lavoro, è una cosa impressionante, guarda qua. Ha lambito la casa, poteva finire in terrazza, poteva finire dappertutto, magari fare un danno assolutamente straordinario. È una cosa incredibile, a vedere queste immagini c'è quasi da tirare un sospiro di sollievo rispetto all'idea che, diciamo, ci sono stati pochi feriti, perché una cosa del genere con questi alberi, che fortuna, sono tutti caduti vicini, ma hanno solo lambito le case, incredibile, incredibile. Proprio sotto questi alberi, dove sono caduti questi alberi, si è fatto uno degli ultimi meetup all'aperto estivi come Movimento 5 Stelle, in questa bar pizzeria.
Vai, ciao.